direttamente con il pennello. Tesori, vi ringrazio della compagnia. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi e lasciatemi un bel like ed un commento. Ciao a tutti, tesori. Nel video di oggi proveremo a fare una tintura sulla nostra clelia utilizzando questa tinta Manic Panic Enchanted Forest, ovvero foresta incantata. La nostra clelia ha dei capelli veri, per cui dovrebbero recepire la tintura e ovviamente il risultato finale deriverà dalla combinazione del colore di base da cui partiamo con la tintura che andremo a mettere. Quindi cominciamo subito. Intanto, ops, si è scollata una ciglia. Intanto andiamo a separare un po' i capelli della nostra clelia. In modo da tingere un po' di ciuffi alla volta. Non so però se cominciare prima dalla parte alta, di solito si parte dal retro, però in questo caso ma quasi quasi faccio all'incontrario. Quindi ripartiamo dall'inizio. Ovviamente io dovrò andare a mettermi dei guanti onde evitare di sporcare i capelli e le mani. Ho una fornitura di questi guanti pazzesca, perché li avevo acquistati quando pensavo mi servissero per la mamma. Poi andrò ad utilizzare la ciotolina e la spazzolina che mi ha regalato Alice. Dunque, a questo punto devo inumidire i capelli di Clelia. Perché questo tipo di tinta si applica sul capello bagnato o perlomeno umido.
Adesso che sto iniziando a fare il lavoro, mi è venuto in mente che potrei anche decidere di non tingere proprio tutti i capelli e di fare solo alcune ciocche. Non so, vediamo un po', deciderò lì per lì. Vediamo se è sufficiente l'acqua. Dovrò fare molta attenzione alla cute, perché ad esempio quando ho fatto la tintura ad Ofelia, poverina, le ho macchiato tutta la cute. I capelli, non essendo veri, non hanno preso il colore. In compenso, la cute è diventata tutta rossa. Per cui Ofelia ormai è diventata quasi inutilizzabile. E si trova nel mio studio tutta ghindata, semplicemente come soprammobile perché il trucco è diventato pazzesco. I capelli sono coperti alla cute da una bandana e insomma non è proprio molto adatta adesso per fare video, ma sta lì in compagnia delle altre testine che ho. Il rumore bianco che sentite di sottofondo è il condizionatore. Si è reso necessario accenderlo perché qui al mio studio c'erano 35 gradi. Un po' troppo, vero? Convenite con me. Eccoci qua. Cominciamo Comincerei con la parte sotto e poi procediamo. Di conseguenza, non mi sembra male l'idea di fare delle mesh, assolutamente no. Giro un pochino la nostra Clelia in modo da farvi vedere meglio. Vado a scegliere solo alcune ciocche. Stare veramente attenta a non macchiare la cute. Ecco,
Sto facendo scivolare il colore anche sulle punte. Portiamo giù un'altra ciocca di capelli e andremo a fare lo stesso lavoro scegliendo solo alcune ciocche da colorare. Purtroppo non riesco a tenere in mano la ciotolina per farvi vedere quando pesco il colore, perché non ho predisposto un appoggiaciotola visibile. Magari piano piano ci organizzeremo, eh? È che stamani mi sono ritrovata con del tempo libero e ho voluto approfittarne per fare questo video. Passiamo ad un'altra ciocca di capelli. Facciamo sempre attenzione alla cute. Colorazione Manic Panic è una colorazione di quelle semipermanenti, non prevede l'ossigeno, non prevede l'ammoniaca e va applicata semplicemente sui capelli umidi dopo che sono stati lavati. Il tempo di posa varia a seconda dell'intensità che si vuole raggiungere. E poi va semplicemente sciacquata. Non ricordo se con uno shampoo, credo di no. Ok. Anche qua andiamo a scegliere delle mescioline. Sto scegliendo volutamente delle ciocche belle grandi, eh. Decisamente avrei dovuto tenere la ciotolina qua a portata di mano, ma non saprei nemmeno dove appoggiarla. Questo lo lasciamo dopo. Procediamo anche qua con la separazione delle ciocche.
di fare lo stacco sfumato, che non venga proprio lo stacco netto netto. Sempre attenta a non toccare la cute della nostra Clelia. Questo ciuffo qua davanti lo faremo tutto colorato. Ho già sporcato il visino di Clelia. Quindi bisogna che provveda subito, subito, subito a pulirla, altrimenti rimane macchiata, eh? Si è già macchiata moltissimo e non sta venendo via. Con la testina è peggio di quella che credessi. Ha una porosità immediata e guardate, qua sulla guancia non sto riuscendo a togliere. Nel frattempo è volata via anche una delle ciglia, che sono quelle magnetiche. Sto riuscendo a togliere la macchia. Problematica mi è successa anche con Flora, non con il colorante però dei capelli, ma con il trucco che le avevo fatto, che le ha colato tutto sul viso macchiandola di nero. E infatti è già da un po' che sto lavorando su di lei per ripristinarla e praticamente le ho dipinto nuovamente di sana pianta tutta la faccia per coprire il nero. Non me l'ho ancora terminato. Mi sa che più di così non riusciamo. Vediamo se poi riuscirò, una volta finito il video, a smacchiarla meglio.
questo punto mi sembra d'obbligo tirare indietro le ciocche colorate in modo che non vadano a sporcare la faccia. Ed ecco qua l'ultimo ciuffo da questo lato. Dividere in mescioline. Blocchiamo anche questo lontano dal viso. Adesso io proverei a girare un po' la nostra Clelia. Lavorare su quest'altro lato della testa. Passiamo adesso ad un'altra ciocca. Qua un altro gruppo di capelli che andremo a tingere. Ne ho preso
Quasi troppi? Forse sì. Così e così. Ok. Adesso va meglio. Lo voglio prendere anche un'altra ciocchina. Ok. Di andare di taglio in modo da non rendere troppo netto lo stacco con il capello che non vado a tingere. A questo punto voglio fare qualche mesh anche sul retro. Non avete idea di tutti i piedini incastrati che sono qua sotto. Momentaneamente così. Qua sono ancora un po' asciutti, quindi andiamo a bagnarli. Ma sì, basta queste, dai. Qui vado a prendere qualche altro ciuffino. E passiamo agli ultimi ciuffetti che voglio prendere. E vado a scegliere proprio in modo quasi chirurgico. A questo punto voglio pettinare le mesh che ho fatto in modo da renderle morbide e fare delle sfumature delicate in modo che non rimangano troppo separate, troppo nette, ok? E a tal proposito appunto vado
a pettinare i capelli in modo da distribuire il colore un pochino anche su quelli che non sono stati mesciati. A vederle così sembrano pochine, eh? Vedremo alla fine cosa è uscito fuori. È la prima volta che faccio le mesh su una testina con i capelli veri, quindi. Io quasi quasi andrei a farne qualcuna proprio volutamente più evidente, adesso che i capelli sono pettinati. Proprio direttamente con il pennello. Clelia a favore di camera. Purtroppo, se ho dei capelli tinti che mi svolazzano dal pennello e vanno a toccare il viso di Clelia, lo macchiano. Nel frattempo il nostro bassotto ha deciso di abbaiare. D'altra parte sto registrando di mattina e quasi tutte le mattine fa questa cosa di abbaiare così. E non si capisce bene con chi abbai, ma in campagna siamo pieni di animaletti, quindi a volte magari c'è un riccio nascosto o vede la lepre passare e quindi loro vedono cose che noi magari non vediamo. Ma la campagna è così. Stamani mi sono svegliata con un piccolissimo geco sulla zanzariera, mi sono affacciata alla finestra e ho visto la mini lepre che saltellava felice in giardino. Poi c'era una gazza che stava mangiando delle susine cadute dall'albero. Insomma, qui è così. E il cane, se vede una qualsiasi di queste bestioline, comincia ad abbaiare, perché oltretutto è un cane da caccia. I cani sono due bassotti. Adesso non ci resta che lasciare tutto in posa e ci rivediamo dopo quando avrò lavato la testa a Clelia. Eccoci qua. Ho sciacquato la nostra Clelia. Ho tenuto in posa veramente poco la tinta perché volevo ottenere un effetto molto delicato. E ho pensato anche, già che ci siamo, di dare una spuntatina ai capelli. Non so però se riuscite a vedere bene perché effettivamente con lo sfondo scuro non risaltano molto i capelli di questo colore. Sarebbe stato preferibile utilizzarne uno chiaro e usare quello scuro con le bamboline bionde, ma lo sapete, io quando ho voglia di registrare, registro e mi dimentico un po' certe accortezze. Dunque, cominciamo col dare una spuntatina, spuntatina, spuntatina.
Tiriamo i capelli davanti in modo da cercare di farli lunghi uguali da entrambi i lati, eh? Facile fare le cose in uno spazio ristretto a favore di camera. Vediamo un po' se ci riuscirò. Allora, intanto per incominciare voglio fare questo lavoro per togliere proprio le puntine e creare un taglio un pochino più pari. Qua la puntina che ho tolto. Poi farò lo stesso lavoro girando in quest'altro senso i capelli. Ed ho tolto un altro pezzetto. Perché la nostra Clelia ha dei capelli molto scalati, eh? Non sono un bel pari. A parte a me piacciono anche scalati, però per alcune cose sono più adatti pari. Facciamo comandare questo ciuffo qua. Di non uscire dall'inquadratura. Vado a girarla, per comodità. Cerchiamo di fare un pezzettino alla volta in modo da portare più o meno tutti i capelli alla stessa lunghezza. Ecco, insomma, non ci sono riuscita un granché, vediamo un po'. I veri parrucchieri, se mi stanno guardando, saranno inorriditi ovviamente, ma tanto questo è un video per rilassarsi e non per imparare a tagliare i capelli. Più o meno ci siamo.
Giriamo ancora la nostra clelia. E andiamo a portare le lunghezze più o meno tutte allo stesso punto. Dunque, controlliamo un po'. No, ci sono dei capelli che sono rimasti sotto la mantellina e che non avevo tagliato. Giriamo ulteriormente Clelia. Sarebbe piacevole se potessi girare io intorno a Clelia, ma non posso farlo perché altrimenti andrei addosso al microfono. Voi non lo vedete, ma c'è. Secondo me sono un pochino troppo lunghi. Andiamo a controllare un po'. Adesso la prova del 9. Andiamo a prendere le ciocche davanti e a misurarle. Wow, ho fatto un bel taglio asimmetrico, eh? Molto asimmetrico. Proviamo a vedere un po' se riusciamo a dare una continuità fra le due parti. Di nuovo la nostra divisa laterale, che è così che è stata strutturata Clelia.
questo punto, con il taglio fatto, proverei a fare anche una piega. Per fare la piega voglio utilizzare questi bigodini che avete già visto in un video con la nostra Anastasia, solo che su di lei, essendo capelli finti, la piega non ha funzionato. Vediamo se con Clelia ce la facciamo. Vediamo un po' se ricordo come si faceva. Sembrano facili da usare, ma mica tanto, ragazzi. Non so cosa ho combinato. Non è questo il sistema. Chissà cosa uscirà, eh. Un pastrocchio, come quasi sempre nei miei video. Tanto ormai voi siete abituati ai miei epic fail, no? Se facendo così riesco ad ottenere qualcosa di meglio, ma non ne sono così sicura, eh. Decisamente no, mi sa che ho fatto un pastrocchio come al solito. Vabbè, eppure avevo imparato ad usarli. Ne abbiamo altri tre da mettere, vediamo un po' cosa riuscirò a combinare. Questo è caduto, che poi questo è importante metterlo bene, perché è quello proprio del ciuffo, quindi devo rimetterlo.
l'ultimo, finalmente. Non vi dico la sudata che sto facendo a mettere questi bigodini. Io trovo che siano molto adatti per essere utilizzati su capelli corti oppure applicati semplicemente alla cute per dare volume. Ma utilizzati per fare boccoli forse non è proprio l'ideale. Questo proviamo a rimetterlo, va. Ecco, e ritentiamo per la centesima volta con questo qui del ciuffo. Messo sicuramente all'attaccatura. Porterò la nostra Clelia fuori al sole ad asciugare, così evitiamo di utilizzare il phon visto che fa caldissimo. A presto. Allora, tesori, io ho provato a lasciarla un po' al sole per essere. Aspettate, che ho allontanato troppo il microfono. Ho provato a lasciarla un po' al sole per farle asciugare i capelli, ma fuori c'è un'umidità pazzesca, per cui ho deciso di riportarla dentro e di lasciarla asciugare qua dentro lo studio, semplicemente pettinandola e togliendo questi bigodini. Rimanderemo la piega con i bigodini ad un'altra volta, quando magari o avrò imparato meglio ad usarli, oppure li utilizzerò solo ed esclusivamente per dare volume alle radici, che poi di fatto, riguardando anche dove li ho comprati, è questo lo scopo per cui sono nati, per dare volume alle radici. Adesso andrò ad usare la spazzola di bambù, che è meravigliosa secondo me e fa un suono stupendo. Giriamo un po' la nostra Clelia. Anzi, la voglio mettere dalla parte dietro, vediamo un po', così la pettiniamo meglio. I capelli sono ancora umidi, per cui si vede poco il colore, però già potrete notare che queste mesh hanno dato una tonalità verde ma delicata, perché il colore puro lo si vede solo su un capello completamente decolorato, cioè su un platino, ma su un capello normale, come vi avevo detto all'inizio, non decolorato. Il risultato deriva dal colore che andiamo ad applicare mescolato con il colore di base. Però potete vedere già che ci sono dei riflessi molto delicati. Ora, non vorrei azzardare una sciocchezza, ma sembra quasi la colorazione che Giulia 40, un'esperta di armocromia, aveva consigliato per le autunno soft profondo, se non sbaglio, su queste tonalità un po' verdi, che in effetti non mi sembra un colore non adatto ad un autunno soft profondo. In diversi mi avevate richiesto di pettinare Clelia, che ha i capelli veri. Però, come potete notare, l'effetto sonoro e visivo sulle bamboline con i capelli finti è decisamente migliore.
per la semplice cosa che hanno più capelli e sono più lunghi. E quindi l'effetto su Clelia, che ne ha decisamente meno e sono più corti e meno corposi, è meno d'impatto, per cui credo che per i video di brushing continui ad essere meglio utilizzare le testine con i capelli finti, sintetici. Nell'ultimo video di brushing che ho portato sul canale spazzolavo Freya. Ora Freya io l'ho presa soprattutto per fare le acconciature. Però fanno un bel suono i suoi capelli. Solo che fatemi sapere se vi piace poco perché è grigia. Ha i capelli completamente grigi e mi è venuto il dubbio che i video con lei vengano apprezzati, sì, ma non in modo eccessivo proprio per il colore dei suoi capelli. Fatemelo sapere. O se no, se me lo ricordo, magari faccio un sondaggio. Ecco, vedete, piano piano, spazzolandoli, si stanno asciugando. Poi li ho anche scorciati, per cui sono veramente cortini. La lunghezza della spazzolata, vedete, è molto molto corta. Mi avete chiesto di fare anche delle acconciature con i capelli veri. Magari quello è più fattibile. E proverò a farla proprio con Clelia. Poi magari qualcosa farò anche con la nuova arrivata Alice. Alice è praticamente la gemella di Clelia. Clelia l'ho comprata mentre Alice me l'ha regalata una ragazza che si chiama Alice, per questo che l'ho chiamata così. E sono la stessa testina, diciamo, come base, ma i capelli, che appunto essendo capelli veri e non possono essere sempre identici, sono diversi. Quelli come colore più o meno siamo lì, sono un castano biondo caldo, insomma non lo so definire, però quelli di Alice sono mossi, non ricci ma mossi, mentre questi di Clelia sono più lisci. E magari il capello liscio si presta forse meglio per fare un'acconciatura. Quasi asciutti, eh? Vedete che bel riflesso che hanno preso? Molto, sono venuti molto sfumati. Io devo dire che sono abbastanza soddisfatta, del risultato. L'unica cosa che mi dispiace è che ho macchiato la faccia di Clelia e non sono riuscita a pulirla con niente. A questo punto l'unica speranza rimane l'acetone, che ovviamente lo uso su Clelia perché è di plastica, eh? Non fatevi venire in mente di smacchiarvi il viso con l'acetone, mi raccomando. Giriamola di nuovo. Ma sì, magari andrò a fare una treccia o qualcosa. Nel frattempo, Clelia ha perduto le sue ciglia finte che erano semplicemente messe con il mascara, quello magnetico. E resistono bene, però certo se si va a pulire
picchiarci sopra con la spazzola, insomma. È anche normale che cadano. Quello che ha di bello questa spazzola è che toglie l'elettrostaticità. Mi si è attrezzata un po' la lingua. Adesso che gli ho fatto i capelli verdi, quasi quasi vado a metterle anche un fermaglino verde che ce l'ho. Aspettate che lo recupero. Eccolo qua. Sentite il mio stomaco che sta reclamando perché ha fame. Ok, andrò a metterle un fermaglio. Tolgo la mantellina. Ed ecco qua la nostra Clelia con i suoi capelli sfumati sul verde. Foresta incantata. Verde foresta incantata. Fatemi sapere come l'avreste tinta voi, ma soprattutto fatemi sapere se vi piace questo colore che abbiamo realizzato. Io, tesori, vi ringrazio della compagnia. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi e lasciatemi un bel like ed un commento. A presto dalla vostra Arasule.